Nuove testimonianze sulla morte di Liam Payne emergono, svelando dettagli scioccanti. Il cantante dei One Direction è deceduto a causa di traumi e emorragie interne dopo essere caduto dal terzo piano dell'hotel di Buenos Aires in cui alloggiava. Le indagini sull'incidente sono ancora in corso e la polizia argentina ha sequestrato i filmati di sicurezza dell'hotel e alcuni computer. Un turista americano presente quella sera racconta che Payne era agitato e si è mostrato violento, distruggendo il suo laptop nella hall e svenendo poco dopo. Il cantante ha causato disturbo e ha dovuto essere scortato nella sua stanza dal personale dell'hotel. Un'altra testimone, Rebecca, ha dichiarato che Payne ha afferrato una donna e ha finto di soffocarla, convinto che fosse stata con lui. Anche lei ha visto il cantante distruggere il suo laptop dopo aver ricevuto un'email che lo ha sconvolto. La polizia ha interrogato alcune prostitute che erano state con Payne nella sua camera prima dell'incidente. Queste hanno confermato di aver bevuto alcol con lui, ma negano l'uso di droghe. La morte di Liam Payne continua a suscitare domande e polemiche, mentre emergono sempre più dettagli sulla sua tragica fine. Resta da capire cosa abbia portato il cantante a compiere gesti così estremi e cosa possa aver scatenato la sua violenta reazione.